Ciao, sono Federico. Nel video di oggi, a distanza di poco tempo, sono qui a farvi vedere le nuove impostazioni del DJI Mavic Air 2, che è diventato zoom. Inoltre è migliorato e dalla sua uscita ci sono molte, ma molte novità che l'hanno reso quasi perfetto. Andiamo a vedere quali sono. Nuovo aggiornamento, nuova funzionalità. Andiamo sul menu, vedremo una nuova schermata in sicurezza assistenza volo, la possibilità di avere bypass in modalità normale. In modalità tripod invece avremo solo brake off, mentre in modalità sport avremo sempre i sensori disabilitati. Cosa vuol dire? Che se noi siamo in modalità normale, mettiamo bypass, andremo a evitare gli eventuali ostacoli in modo automatico. Mentre sta evitando gli ostacoli, non potremo agire negli spostamenti con il nostro drone. Una volta evitati, il drone sarà sotto il nostro controllo. Questo era il mio primo tentativo, ho tentennato un po', comunque ha funzionato bene. Adesso vi faccio vedere il secondo tentativo. In questo secondo tentativo sono andato in modalità normale, mettendo il joystick alla massima velocità. Quando il drone inizia a rilevare gli oggetti, rallenta leggermente. In questo caso ero anche basso per quei fili d'erba che magari poteva non rilevare, e invece va a evitarli e prosegue la sua corsa. Ottimo. Zoom digitale. Come attivarlo graduatamente? Tenendo premuto FN andiamo a agire sulla rotella posta sul retro, che di solito utilizziamo per l'inclinazione del gimbal, e andremo a aumentare o diminuire lo zoom. Per 4K e 2,7K possiamo arrivare fino a 2x, per 1080p invece possiamo arrivare fino a 4x. Chiaramente si diminuisce la qualità, però è un effetto veramente interessante. Per fare uno zoom, ad esempio in 1080p 60fps a 1x alla volta, andiamo a fare dei tap sul tasto lì a destra vicino al tasto REC. Ripresa Dolly Zoom. Andiamo a vedere come effettuarla. Andiamo a premere il tasto FN e tenerlo premuto, e con la rotella posta posteriormente andremo a zoomare o allargare la vista. Poi dovremo solamente muoverci con il joystick di destra in modalità 2 per far andare il nostro drone avanti o indietro. Primo effetto, vado a cercare la location, mi muovo indietro, lo zoom a 1x, mi sposto col joystick di destra in modalità 2 indietro e vado ad aumentare lo zoom. Servirà un po' di pratica e otterremo un effetto veramente particolare. Chiaramente sono vicino a casa, quindi la location non mi ha permesso di fare grandi effetti, però già qualcosa si vede. Posso fare anche l'effetto opposto, vado a zoomare a 4x in 1080p. Mi sposto con il Mavic Air in avanti, in modalità tripod in questo caso, e vado a diminuire lo zoom, quindi da 4x passerò a 1x. Avremo l'effetto opposto. Quindi l'importante è che se andiamo a zoomare, andiamo indietro. Se andiamo a diminuire lo zoom, andiamo avanti. Altro aggiornamento che facilita la modalità d'uso è l'icona che troviamo a sinistra. Infatti, a seconda del colore e a seconda di come è illuminata, ci indica diverse funzioni attualmente in vigore nel nostro volo. Ad esempio, se l'icona risulta rossa, vuol dire che tutti i sensori sono disabilitati. Icona completamente verde vuol dire che siamo in modalità bypass. Icona verde, ma dove mancano due linee laterali, vuol dire che il drone potrà volare solamente avanti e indietro e non potremo andare invece con gli spostamenti laterali. Modalità brake, cioè frenata: quando il nostro drone rileva un ostacolo, sarà attiva quando l'icona sarà tutta bianca.
Hyperlapse migliorata, in quanto abbiamo anche la funzionalità 4K oltre agli 8K e 1080 già presenti. Abbiamo la possibilità nel waypoint di mettere fino a 45 punti salvati. Sì, già durante queste preselezioni dei punti dove andremo a effettuare l'hyperlapse avremo consumato parecchia batteria, non avete paura, salviamo, andiamo ad atterrare, cambiamo la batteria e facciamo partire l'hyperlapse con i punti salvati. E in questo modo avremo la batteria completamente carica e non avremo problemi a fare anche un hyperlapse di 20 o 25 minuti. In questo tutorial questa funzione l'ho fatta vedere solo a titolo esplicativo, in modo molto veloce e frettoloso. Nel canale trovate le funzionalità dell'hyperlapse, vi consiglio di andare a vedere quel video e utilizzatela perché ne vale veramente la pena. Modalità FPV. Rispetto a un video precedente, 8 trucchi da sapere qui nel canale, che avevo testato già questa funzionalità, ora è stata veramente molto migliorata. Con un po' di esperienza e di pratica, nel nostro video una bella inquadratura in FPV, un bel frammento di video, ci sta benissimo. Infatti adesso è stato molto addolcito il movimento e in ambienti dove si possono creare contenuti veramente interessanti, questa modalità fa il caso vostro. DJI Fly ha introdotto anche dei parametri della durata della batteria. In alto a destra troviamo il tempo fino all'esaurimento della batteria, un piccolo circolo dove all'interno c'è la percentuale da verde a rosso, chiaramente verde per quando abbiamo molta batteria, rosso quando la stiamo per esaurire. Altri due parametri sono tempo al return to home, stimato senza calcolare magari delle correnti ascensionali o del vento, e atterraggio di emergenza, calcolato magari in base all'altezza, il tempo che ci mette il DJI Mavic Air 2 a scendere per metri al secondo, e quindi è tutto abbastanza stimato, ma abbiamo la possibilità di fare i nostri calcoli in base al tempo, alle condizioni e al luogo in cui ci troviamo. È molto interessante e a volte può essere veramente molto utile. Quello che rende eccezionale questo aggiornamento è quello di passare da modalità normale a sport mentre stiamo volando alla massima velocità normal, passare in sport muovendo leggermente il cursore e non vedere né eliche né spostamento, una stabilizzazione eccezionale, un'accelerazione che non provoca nessun cambiamento nell'inquadratura. È qualcosa di incredibile, complimenti a DJI, è veramente da applausi. Spero questo video vi sia stato utile, al prossimo video, scrivete nei commenti se volete dei video di approfondimento su questo tema e ciao da Federico.